Buon pomeriggio oppure buonasera, dipende dalle latitudini da cui si parla. Per me è sempre un pomeriggio, non so per il nostro ospite Luca Pioli. Ah, per me può essere anche un buongiorno, guarda, dipende a che ora lo ascolti. Esattamente. E da dove lo ascolti soprattutto. Ci vuole dire che c'è qui Radio Roma Futura al podcast. Stiamo appunto su Radio Roma Futura, vi parla Maxi Morgante. Questa è la puntata, la seconda puntata Voce dal Quarto, il contenitore di politica, società e cultura dedicato al quarto municipio, ex quinto. Con me appunto Luca Pioli, che è il segretario del Partito Democratico del quarto municipio. Appunto Luca, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, buonasera, buongiorno, buon tutto a tutti quanti. Sempre per chi ci ascolta in podcast. Dicevo, oggi è la seconda puntata di Voce dal Quarto e appunto abbiamo deciso di invitare Luca proprio perché l'attualità ci impone e anche di parlare di quello che è successo, ne abbiamo parlato a lungo e da in questo momento voglio anche ringraziarlo perché il buon risultato che abbiamo ottenuto come radio nel fare le proiezioni delle europee per il terzo, quarto e quinto municipio è merito anche di Luca Pioli, perché ci ha dato i dati delle sezioni elettorali che il Partito Democratico del quarto municipio recuperava tramite i propri rappresentanti di lista. Certo, era merito soprattutto dei 160 e rotti rappresentanti che abbiamo avuto fissi nei seggi per i tre giorni sostanzialmente tra l'inizio e poi lo scrutinio, perché come sapete tutti abbiamo finito ben oltre la mezzanotte. Però se mi permetti, la prima cosa che volevo fare era intanto ringraziare te per l'invito e poi soprattutto farvi complimenti per questa radio che è partita, se mi permetti, quasi come un esperimento, invece sta diventando una realtà molto bella, molto importante. Anch'io, oltre ovviamente ad ascoltarla e a apprezzarne anche la qualità
diciamo, degli interventi e dei programmi, soprattutto perché va a prendere delle zone che sono difficili e dei livelli che sono difficilmente coperti dalla normale programmazione. È una radio che sta attirando, mi sembra, le simpatie di molte persone. Io ti dico, anzi te lo dico in diretta, che ci sono più persone del quarto municipio che mi hanno detto: ah, ma interessante quella cosa che stanno facendo Radio Roma Futura, ma possiamo noi andare, insomma, dare una mano? E quindi complimenti, perché sta riuscendo molto bene questo inizio. Io ti ringrazio e mi rendo conto che non è facile. No, non è assolutamente facile, voglio ricordare. Questa è una radio fatta da volontari, autogestita, prodotta e curata dall'Associazione Culturale Roma Futura, e che ha aperto con l'aiuto dell'Associazione Uscita 15 e del Casale Garibaldi e dell'Associazione Bottega dei Gordiani, insomma, ci ha permesso anche di avere più redazioni, e spero anche, magari con il vostro aiuto, di fare nei prossimi mesi una redazione anche nel ex quinto assolutamente municipio. Tra l'altro volevo fare i complimenti a chi ha, scelto la sigla del nostro spazio, che è quella di un gruppo a cui sono particolarmente affezionato, i Dire Straits, per usare, e come dice il conduttore, certo, per usare un termine caro al conduttore. Esattamente. Allora, partiamo con la prima domanda, che ce la siamo anche un po' cercata: il risultato del Partito Democratico alle elezioni europee. Allora, dacci un giudizio su tutti i livelli del risultato, sia quello romano, ma in particolare anche quello nazionale. Ma io intanto, chiaramente è stato un risultato straordinario. Avete letto, chi insomma è interessato alla materia ha letto molte analisi che possono essere più esaurienti e più originali di quello che posso dire. Se posso dare una notazione personale, io provengo, insomma, sono iscritto al PD dalla fondazione, prima venivo dall'esperienza di DS e prima ancora del PDS, per ragioni anagrafiche non sono stato iscritto al PC, però se volevo condividere finalmente la gioia e la soddisfazione di essere riusciti a superare il risultato storico delle europee del PC del 1984, quelle con Enrico Berlinguer, di cui c'è stato pochi giorni fa, quando era ieri, l'altro ieri, l'anniversario, sì. Ovvero un risultato straordinario. In quel momento, nel 1984, sembrava che un cambiamento potesse essere possibile in Italia. Oggi, con un risultato delle dimensioni di quelle che ha preso il Partito Democratico, e nelle condizioni in cui il Partito Democratico ha preso queste elezioni e questo risultato, ovvero nelle elezioni tra virgolette peggiori, perché alle europee credo che ognuno di voi o la stragrande maggioranza dei nostri elettori poteva andare a votare più sulla spinta della della pancia, se vogliamo, e quindi delle insoddisfazioni che sicuramente ci sono per quello che è successo o non è successo in Europa negli ultimi anni, più che con la testa, ovvero pensando al futuro nostro e dei nostri figli, come invece avviene normalmente alle elezioni amministrative o ancora di più alle politiche. Nonostante questo, il risultato del Partito Democratico è stato strabiliante, ha doppiato gli altri profeti di sventura, in particolare i populismi diversi, ma sotto uguali, dei 5 Stelle da un lato e di Berlusconi dall'altro, e ha dato la dimostrazione che in questo paese non soltanto c'è la voglia di cambiare, ma che questa voglia di cambiare riesce a essere, può essere rappresentata o vuole essere rappresentata da un partito al governo, e che con il governo spera e conta di cambiare questo paese. Quindi il giudizio non può chiaramente che essere positivo. Di questo va dato nonostante anche il fatto che si è parlato poco di Europa. È stata una campagna elettorale molto concentrata sui temi più italiani, e questo è stato sicuramente un limite, perché invece c'è bisogno di parlare di Europa, di quello che significa veramente per il nostro paese, delle possibilità, delle potenzialità che questo livello può e deve avere soprattutto nel futuro. Però nonostante questo siamo riusciti ad avere questo risultato che dicevo, e di questo grande merito sicuramente va dato all'attività di governo, in particolare a quella del Presidente del Consiglio, che è stato bravissimo, devo dire la verità, poi non so se entreremo anche un po' più nel dettaglio, però è stato bravissimo
a sapere interpretare quelli che sono, a mettersi subito in relazione in pochissimo tempo, in poche decine di giorni, con il sentimento popolare. È una dote che Matteo Renzi ha e che assolutamente gli va riconosciuta. Senti, allora hai preso il discorso di Matteo Renzi. Che ne pensi dell'operato sia da Presidente del Consiglio che da Segretario Nazionale del Partito Democratico? Io dico senza problemi che non solo non ho votato Matteo Renzi nessuna delle due primarie, diciamo, né alle primarie per il Presidente del Consiglio prima, né poi alle primarie quando abbiamo eletto il nostro segretario, perché avevo ed ho delle perplessità sul suo modo di intendere il partito, che era la cosa che stavamo decidendo in particolare con l'ultimo congresso. E devo dire anche la verità che alcune, non è che queste perplessità si siano diciamo sciolte negli ultimi mesi, perché vedevo sicuramente delle potenzialità, dei pregi nella sua figura, ma anche per quanto riguarda il partito, come dire, qualche scelta mi lasciava un po' perplesso. In questi mesi, ripeto, non credo che abbia dato l'impulso al partito, inteso non semplicemente come contenitore elettorale, lì è stato bravissimo, ma a un partito che vuole essere l'anima del cambiamento di questo paese, e che vuole quindi analizzare in maniera compiuta quali sono i problemi di questo paese ed affrontarli come partito oltre che come governo. Da questo punto di vista, secondo me, c'è un lavoro ancora da fare. È chiaro che il risultato del 40% ci riempie tutti quanti di grandissime responsabilità, e chiaramente il tema non è quello di riaprire, ci mancherebbe altro, un congresso. Il tema è un altro, che questo partito deve saper rappresentare tutte le idee che ci sono all'interno, e ci sono delle idee su alcuni aspetti anche parzialmente diverse, che hanno legittimità tutte quante all'interno dello stesso partito, ma che devono trovare nel partito un contenitore e un luogo di confronto e di elaborazione per poi arrivare ad un punto d'incontro. Chiaramente Renzi è il nostro segretario, oltre che Presidente del Consiglio, quindi spetterà a lui fare la sintesi, però quello che mi aspetto dal Partito Democratico e da Renzi in particolare è che nei prossimi mesi sappia portare ad una maggiore unità tutto il dibattito che in parte in questo periodo chiaramente è stato messo da parte per altre priorità che ci sono state a partire dalla campagna elettorale, ma che sicuramente c'è. Io da questo punto di vista non mi ritengo, come dire, mi ritengo non renziano, ecco, tuttavia non riconosco e non posso che riconoscere con gioia e con felicità il contributo che ha dato Renzi al risultato del Partito Democratico. Tuttavia, da questa posizione e da questa mia posizione vorrei partire con il mio piccolissimo contributo e con quello di tante altre persone, per capire nel paese del 2014 e nel Partito Democratico del 2014 con Renzi segretario, come è possibile far vivere, dare nuova vita alle idee storiche della sinistra in particolare, e renderle compatibili con la società nella quale siamo immersi. Bene, 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 bene. Senti, invece, tu hai detto che non hai votato Renzi. Confermi. Questo 43%, quanto è figlio di un partito e quanto invece è figlio di una leadership? Il 43 del municipio o il 40 nazionale? Io dico il nazionale. No, il 41, insomma. Il 41%, sì.